Allora, innanzitutto grazie, vedremo di essere rapidissimi e poi rispondere alle domande se ci saranno. Partiamo dall'economia e dal teatrino fra Renzi e i sindacati, che secondo noi è assolutamente un teatrino. Se dovessi definire Renzi in termine gergale romano per la stampa estera, lo definirei un cazzaro, sia una persona che parla tanto ma conclude poco, non so quale sia la traduzione, ma questo è il senso, con tutto il rispetto per i cazzari. La nostra controproposta sul lavoro vi è o vi verrà distribuita adesso. Noi pensiamo, Renzi dice che sta facendo tutto questo per andare a Bruxelles da persona seria. Io penso che a Bruxelles dell'articolo 18 o del TFR busta paga non interessi nulla. Penso che a Bruxelles interessi un'Italia che torna a correre, a competere e ad assumere più che a licenziare. Le due mozioni che abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato sono le nostre risposte come Lega per tornare a far correre le nostre imprese. Una sull'abolizione degli studi di settore, che sta massacrando migliaia e migliaia di piccole e medie imprese che non possono più assumere, e una, soprattutto, che è il centro della nostra proposta di battaglia fiscale, è il modello di flat tax che è studiato negli Stati Uniti, applicato in Russia, in Ungheria, in 40 paesi del mondo, che noi proponiamo in Italia come rivoluzione fiscale, con un'aliquota fissa, secca, uguale per tutti del 20%, per rilanciare l'economia laddove è stata applicata, ha ridotto l'evasione fiscale, ha aumentato gli introiti per lo Stato e ha diminuito le tasse per chi le già pagava. Sarebbe una rivoluzione culturale, prima ancora che economica, di cui, finito il tempo di parola con i sindacati, col Confindustria e con gli altri, chiederò formalmente a Renzi di potervi confrontare, perché non pensiamo che la soluzione portata al Senato oggi risolva il problema. Peraltro al Senato, io ci tenevo a avere i capigruppo di Camera e Senato della Lega, siamo i più giovani in assoluto, quindi il rinnovamento qualcuno fa parole, noi l'abbiamo nei fatti impersonificati, Massimiliano e Gianmarco. Per dirvi l'interesse che il governo ha per questo Jobs Act, mi sembra che stamattina al Senato sia mancato per 4 volte il numero legale e fino ad oggi pomeriggio non parlano, ma poi a lavorarci non ci vale, poi lude, col 20% io sono convinto la gente farebbe la coda per andare a pagare piuttosto che cercare via d'uscita in Svizzera, a Monte Carlo, o via dicendo. Studi di settore che non hanno senso e poi legge Fornero, perché Renzi tutto il mondo parla tranne che di quelli che il lavoro l'hanno perso per colpa di una legge votata anche dal PD. Quindi sono i tre caposaldi su cui si poggia la proposta politica per lanciare il mondo del lavoro da parte della Lega, in attesa che l'Europa si riequilibri e di riacquistare una moneta più sensata rispetto all'euro, che continua ad essere un crimine nei confronti dell'umanità e dell'economia, stando ai numeri e ai risultati. Questo vi diciamo, lo facciamo a Roma, non solo, sono battaglie che facciamo a Bruxelles, sono battaglie che facciamo anche in alcune missioni internazionali che abbiamo in conto di fare da qui alle prossime settimane. Detto tutto, se vogliono aggiungere qualcosa a Max e Gianmarco, poi siamo qua per rispondere alle domande. Sotto forma di mozione, e chiederemo già nella capigruppo per quanto riguarda la Camera di domani che venga discussa la mozione sulla flat tax e sull'abolizione degli studi di settore.
Questa è una risposta concreta alle esigenze di imprese e cittadini. È ovvio che con una riforma della contrattualistica del lavoro non si risolve il dramma del 44% di disoccupazione giovanile o del 13% di disoccupazione generale. Bisogna ridare fiato all'impresa per tornare ad essere competitivi, a produrre e quindi ad assumere. Tutto il resto purtroppo ci sembra un teatrino messo in campo da entrambi le parti dello stesso Partito Democratico, che purtroppo e drammaticamente non porterà un posto di lavoro in più. Io volevo testimoniare la situazione imbarazzante che abbiamo vissuto questa mattina al Senato, dove, come ha detto giustamente il nostro segretario federale, per ben 4 volte è mancato il numero legale. Una situazione imbarazzante perché ormai gira voce, voi lo sapete quasi meglio di noi ormai, che tra poche ore il governo verrà in Senato a chiedere la fiducia su questo disegno di legge. Situazione altrettanto imbarazzante perché, parlando con i sottosegretari in riunione di capigruppo settimana scorsa, ci avevano assicurato e spergiurato il fatto che il governo mai e poi mai avrebbe chiesto la fiducia. Questa mattina, quando abbiamo ricordato ai colleghi che settimana scorsa ci avete detto una cosa, oggi ne state facendo un'altra e di conseguenza ancora una volta la parola data non viene rispettata, e di conseguenza quando chi non rispetta la parola non può essere tenuto in considerazione, c'erano colleghi del Partito Democratico, non solamente di area non renziana, che erano molto imbarazzati, e i renziani quasi non ci rivolgevano la parola perché avevano quasi paura di doverci dare delle risposte. Oggi pomeriggio arriveremo al Senato agguerriti perché vogliamo discutere, l'abbiamo detto in tutte le lingue, vogliamo discutere questo argomento, che è l'argomento che interessa più di tutti i nostri concittadini, i cittadini italiani. Riteniamo assurdo e impensabile che il Presidente del Consiglio metta la fiducia e quindi stoppi la discussione su un argomento così importante come quello del lavoro. Quest'estate l'avevano fatto al Senato sulle riforme costituzionali, se vi ricordate, e avevano stoppato la possibilità di parlare di riforme di Costituzione, adesso ci impediscono di parlare di lavoro. Andando avanti così, stiamo a casa, stiamo direttamente a casa, come stanno facendo i colleghi del Partito Democratico. È inutile andare in Senato a non parlare e non vedere i propri interlocutori. Bene. Ok, grazie. Ho una vaga impressione che abbiamo a che vedere con un'opposizione, insomma, no? Questa parola che... C'è un'opposizione. Direi molto forte, insomma, a su questo non ci piove. Sì. Bene, allora a questo punto andiamo alla domanda. Colleghi del Sampestra, colleghi italiani, ovviamente. Ecco, la prima domanda, poi la seconda, prima c'eri tu, della Repubblica Ceca, se non mi sbaglio, prego. Prego. Buongiorno, io mi permetto di fare Scusate, una domanda. Se ti puoi presentare, per favore. Ah, io mi chiamo Josef Kaspar e scrivo per varie testate della Repubblica Ceca di Praga. Io volevo chiederle una cosa che non riguarda strettamente la politica italiana, questo riguarda la questione dell'euro, che lei dice che praticamente è un crimine. Io devo dire onestamente che il governo di Praga sta facendo le carte false per non dover prendere l'euro, perché questo gli consente in qualche maniera di, diciamo, giocare col cambio e evitare la crisi. Però per quanto riguarda l'Italia, non sembra, non le pare veramente che nel momento in cui si dovesse veramente in qualche modo arrivare anche, diciamo, al fiasco dell'euro, cioè praticamente che si dovesse tornare alle monete nazionali oppure a qualche euro più forte, più debole, che questo qua non potrebbe comportare veramente una specie di cataclisma, diciamo, nell'economia europea? Il cataclisma c'è oggi, con una moneta sbagliata in tasca. Noi proponiamo un'uscita coordinata e concordata, non che ciascuno faccia quello che vuole, ma un'uscita coordinata e concordata, quantomeno euro a due velocità per le due diverse Europe che si stanno confrontando. C'è qualcuno che dall'euro ci ha straguadagnato e c'è qualcuno che dall'euro ci ha straperso. Quindi io penso che il cataclisma lo stiamo vivendo perché abbiamo una percentuale di disoccupazione che in Italia non esiste da che esistono le statistiche. Quindi e il sistema pensionistico è a rischio. Quindi prima ce ne accorgiamo e prima ne usciamo, meglio è. Domanda del nuovo collega Russo, prego. C'è il microfono. Buongiorno, Eugenio Suchkov, Комсомольская правда, Russia. Il vostro partito sempre combattava per indipendenza di Padania, come tutti
conoscano. A questo proposito sarebbe interessante conoscere il vostro punto di vista su referendum scozzese e referendum in Catalogna, speriamo che si svolgerà. Sono stato personalmente a Edimburgo e ho tifato sì, e in ogni caso la Scozia ha vinto perché sono stati liberi di scegliere. Tifiamo per il sì in Catalogna e per la libera scelta di qualsiasi popolo ovunque si trovi. Speriamo che il Veneto sia la prima realtà che in Italia abbia tale libertà di scelta, e il referendum e la scelta dei cittadini in quanto tale vale sempre, sia che sia a Edimburgo, sia che sia in Ucraina, in Crimea o in qualunque altra parte del mondo. Qui c'è una domanda della nostra collega romena, sono Virsta. Giulia Sandra Virsta, Romania. Senta, l'ho sentito parlare come sempre con tanta enfasi, non è che prepara un po' il terreno per una futura candidatura per il Premier? Avrà il mio voto comunque, a prescindere, anche se del Milan, io sono della Roma, e basta che non sia della Juve. E volevo sapere qualcosa sull'immigrazione dei romeni, non solo in Italia ma anche in Europa, perché sappiamo che gli inglesi hanno messo dei paletti non solo con i romeni. Che ne pensa e che cosa si dovrebbe fare per migliorare? Grazie. Premier no, perché tanto Renzi porterà in aula presto un decreto che lo prevede premier per i prossimi 20 anni senza passare dalle votazioni, quindi il problema non ce lo poniamo. Sull'immigrazione noi contiamo di portare a Milano la più grande manifestazione contro l'immigrazione clandestina e per la sicurezza che l'Italia ricordi, sabato 18 ottobre alle ore 18 in Piazza del Duomo. Piazza del Duomo è la piazza più grande di Milano, contiamo di riempirla e di portare 100.000 persone, italiani e stranieri regolari, per dire no a Mare Nostrum, no all'immigrazione clandestina e no a un comportamento del governo italiano che ci rende zimbelli di tutta Europa. Io faccio il parlamentare europeo, quando parlo con i colleghi francesi, con i colleghi austriaci, con i colleghi tedeschi, con i colleghi britannici, mi guardano come un animale strano perché loro i confini li difendono e noi invece diamo degli aiuti di Stato agli scafisti. Quindi puntiamo che il 18 ottobre cambi la storia di Mare Nostrum e delle politiche sull'immigrazione in Italia. Prego. Buongiorno, dopo... Simona D'Alessio di Italia Oggi. So che lei sta per andare in Russia, conosciuta anche la posizione della Lega Nord sull'embargo e sulle sanzioni. Le volevo chiedere qualche dettaglio su questa trasferta, chi incontrerà, dove andrà, che cosa farà. Grazie. Partiamo venerdì di questa settimana, torniamo mercoledì. Il programma è, per motivi di varia natura, riservato. Comunque ci sono esponenti politici, ci sono ministri, ci sono parlamentari, ci sono esponenti dell'impresa sia russa che italiana, perché la nostra priorità è il lavoro. L'Italia esporta più di 10 miliardi di euro di merci in Russia ogni anno e queste sanzioni economiche, questo embargo di risposta che non hanno alcun senso, ci costeranno almeno 2 miliardi di euro solo come export italiano, il che significa migliaia di posti di lavoro, il che significa che Renzi, mentre sta chiacchierando con i sindacati, aderendo a queste sanzioni economiche, sta lasciando in mezzo a una strada alcune migliaia di lavoratori. Quindi io vado lì per dire a Putin che dal nostro punto di vista la Russia è amica e quindi noi ci dialoghiamo e non ci litighiamo. Vado a portare una delibera della Giunta regionale del Veneto approvata all'unanimità, quindi anche da Forza Italia, Nuovo Centrodestra, che chiede la sospensione delle sanzioni economiche. La Regione Lombardia approverà identica delibera entro questa settimana, quindi noi andiamo a cercare di ricucire quello che Bruxelles e la NATO hanno in maniera idiota messo a rischio. E quindi è una missione diplomatica nel nostro piccolo, economica, politica, che portiamo avanti settimana prossima in Russia, ma che portiamo avanti a Bruxelles tutte le settimane. Purtroppo a Bruxelles invece siamo stati gli unici parlamentari italiani che hanno votato contro le sanzioni economiche, perché tutti gli altri o hanno votato a favore o si sono astenuti. Perienio. Salvini, sono Agnew, Irish Times, Dublino. Sento, il vostro raduno a Milano del 18 ottobre è per protestare la politica di questo governo, Mare Nostrum, eccetera. Ma la mia domanda è questa. Con il mondo come è attualmente, con tante persone che per motivi politici, anche economici, devono spostarsi, devono migrare,
solo pensare a chiudere la porta e non farli entrare non mi sembra la soluzione. Cosa dobbiamo fare? Lasciarli affogare nel canale di Sicilia? Poi, seconda domanda, un'altra cosa. Recentemente ho avuto contatto con Casa Pound. Sì. Poi l'ho sentito dialogare con uno del FIOM. Sì. Cos'è? Un pragmatismo o sta pensando a fare un takeover del centrodestra? Partiamo dalla fine, io penso che la gente mi paghi lo stipendio per risolvere dei problemi, quindi se qualche crisi aziendale la risolvo grazie alla collaborazione con la CGIL, come nel caso di alcune crisi aziendali in Lombardia, lo faccio volentieri. Se invece alcune battaglie per la sicurezza a Roma le devo fare dialogando con la destra, io vado a dialogare con chiunque nell'ambito del rispetto delle leggi, della democrazia, comunque la pensi, può essere utile a risolvere un problema. Quindi non è un problema per me se sono di destra o di sinistra. Sull'immigrazione noi chiediamo semplicemente di spendere là i soldi che stiamo buttando via qua. Ora sia Mare Nostrum in un anno di vita costerà 1.200.000.000 di euro, è costato 3.072 morti, perché è il record storico di morti annegati nel Mediterraneo. Noi pensiamo che 1.200.000.000 di euro spesi in Africa lascerebbero un segno molto più efficace e duraturo che non 1.200.000.000 di euro spesi per metterli in albergo per qualche mese. Non c'è la bacchetta magica, per carità di Dio, chi scappa dalla guerra deve essere accolto. Io ricordo solo un dato però, che negli ultimi 23 anni, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, fra il totale di coloro che hanno fatto domanda per rifugiato politico e coloro che poi sono stati riconosciuti rifugiato politico alla fine è meno del 10%. Quindi fatti 100 quelli che hanno detto io sono un rifugiato politico, quelli riconosciuti dal governo italiano come rifugiati erano meno del 10%. Quindi chi scappa dalla guerra ha tutto il diritto e il dovere di essere accolto. Chi è un immigrato clandestino no, altrimenti è l'anarchia. Hedwig Sedek, prego. Salve, sono Hedwig Sedek della radio e della televisione belga. Vado avanti con questo tema perché volevo chiedere anch'io. I numeri sentiamo sempre molto diverso, diciamo. Chi arriva 80% avrebbe diritto di avere l'asilo politico. Il sistema in Italia non funziona, questo è chiaro. Se lei dice con la manifestazione siamo contro Mare Nostrum, contro i clandestini illegali, che avrà tanto supporto anche dall'altra parte, perché anche Alfano è contro Mare Nostrum, vuole più aiuto dell'Europa, bla bla bla. Quali sono le soluzioni? Come si può migliorare il sistema italiano? L'accoglienza come si migliora? E come si combatte veramente? Quali sono le proposte di combattere l'immigrazione clandestina? Accogliendo gli altri, diciamo. Ma le statistiche sono pubbliche, ripeto, sul sito del Ministero dell'Interno ci sono i dati che ci dicono che meno del 10% di coloro che hanno fatto domanda ottiene lo status di rifugiato politico e un'altra forma di protezione, le più varie ed eventuali, non arriva comunque al 40% del totale. Questi sono i dati non della Lega ma del Ministero dell'Interno. Sul come, ripeto, la nostra scommessa è aiutarli a casa loro, perché noi abbiamo 9 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. E quando parlo di italiani parlo anche di centinaia di migliaia di cittadini stranieri che sono regolarmente qua presenti, che sono i benvenuti e che sono ugualmente sotto la soglia di povertà. Quindi l'immigrazione non controllata è un danno anche per gli immigrati regolari qua. Noi abbiamo presentato settimana scorsa alla stampa a Milano il capo dipartimento del settore immigrazione e sicurezza della Lega, che si chiama Tony Iwobi, è arrivato dalla Nigeria regolarmente 30 anni fa, ha fatto il manovale, il muratore, lo spazzino, adesso è un piccolo imprenditore ed essendo lui per primo immigrato penso che possa rispondere meglio di tanti altri chiacchieroni ai problemi degli italiani e degli immigrati. Quindi la nostra risposta è spendere in Africa i soldi che stiamo buttando via qua, sicuramente, ed evitare guerre sceme, perché le primavere arabe in Libia e in Egitto stanno raccogliendo dei risultati disastrosi. Non commento le missioni che hanno esportato democrazia in Iraq e in Afghanistan, perché i risultati sono lì da vedersi. Elena, poi dopo Mario Giorgio Eusebio e Filippo Dei. Prego. Elena Puszkarska, corrispondente di
quotidiano russo Kommersant. Le mie domande ovviamente sono a proposito della sua visita in Russia. Se Lega Nord va proprio con le sue proposte in Russia, significa questo che Lega Nord fa su politica estera diversa, proprio su politica estera, diciamo così? È chiaro che è diversa da politica di governo. Poi, perché sono tanti segreti a proposito degli incontri, se questo è proprio perché Lega fa la politica estera diversa? E la terza domanda, legata a queste prime due, qualche mese fa ho intervistato il governatore Zaina, che mi ha raccontato a proposito tante particolarità a proposito di referendum veneto. In che condizione adesso è questo progetto? Grazie. Tre risposte al volo. La missione in Russia: noi faremo una conferenza stampa a Mosca, mi è stato chiesto per gentilezza di non anticipare tutto prima di esserci, quindi io per gentilezza e ospitalità ovviamente mi rifaccio a quanto mi è stato chiesto, ma avremo non uno ma due incontri stampa in Russia, quindi sarà tutt'altro fuorché segreto, evidentemente, anche perché il mio interesse è che in Italia si sappia e che in Russia si sappia che non tutti la pensano come Bruxelles e come il governo Renzi. Evidentemente io sono stato in commissione a Bruxelles settimana scorsa, commissione commercio internazionale, la commissaria ha quantificato per l'agricoltura europea 5 miliardi di euro di danno per le mancate esportazioni in Russia, e a fronte di 5 miliardi di euro di danno i risarcimenti agli agricoltori che arriveranno dall'Unione Europea, se ci saranno di 300 milioni di euro. Quindi vuol dire che il saldo negativo è di 4 miliardi e 700 milioni di euro per difendere gli interessi economici di sappiamo tutti chi, non nostri sicuramente. Sul Veneto ho parlato proprio stamattina col governatore Zaia e andiamo avanti, e i veneti in un modo o nell'altro voteranno. È partita la raccolta fondi presso i cittadini per le spese del referendum, perché così prevede la legge, non ci può essere denaro pubblico speso ma deve essere solo denaro privato, e quindi chiederemo ai veneti uno sforzo economico che penso valga la pena per poi poter scegliere. E poi, se per esempio il referendum avrà esito positivo? Se il referendum avrà esito positivo, i quesiti approvati sono due: o l'autonomia e lo statuto speciale modello Trentino Alto Adige, o l'indipendenza, oppure lo status quo. Quindi sono tre le opzioni che i veneti dovrebbero trovarsi davanti. In base a quello che sceglieranno, io penso che si dovrà rispettare la loro scelta. Mario Osorio. Sì, sono Mario Osorio dell'Agenzia Nazionale del Messico. Lei parlava che contro l'immigrazione clandestina bisognava aiutare l'Africa. Non le sembra un po' irrealistica questa sua proposta, considerando che in molti paesi d'Africa, cominciando la Libia, la situazione è fuori controllo completamente? A chi dovrebbero aiutare gli italiani? Per non parlare della Siria. E poi vorrei sapere se è un po' più dettagliata la sua proposta di lasciare l'euro. In che modo, quando le aziende sono indebitate con l'euro, non le sembra anche questo irrealistico? Grazie. C'è un sito di 30 pagine che non vi distribuisco, che è bastaeuro.org, che dà tutte le nostre domande, le nostre risposte, le nostre soluzioni. L'uscita concordata e coordinata secondo noi non è una possibilità, è l'unica via d'uscita. È l'unica via d'uscita, perché una moneta unica per 18 paesi con 18 economie diverse, 18 banche diverse, 18 sistemi fiscali e previdenziali diversi non ha senso, lo capisce anche un bimbo di 11 anni. Probabilmente l'avevano capito anche loro e l'hanno fatto per scelta strategica, economica, conveniente per qualcuno ma non conveniente per noi. Però l'uscita concordata e coordinata è possibile, e l'ultimo voto tedesco, giusto per non parlare solo di chi ci ha smenato, dove il movimento Alternative für Deutschland ha superato il 10% dei voti in due land, ci dice che anche la stessa Germania probabilmente ha finito di riempire di suoi prodotti tutta Europa e sta iniziando a soffrire. Quindi la ridiscussione dell'euro probabilmente conviene anche ai tedeschi in questo momento. Qualche rischio sicuramente ci sarebbe, rispetto alla morte certa io preferisco correre qualche rischio che non spappolarmi contro il muro. Per quanto riguarda l'immigrazione, sì, in Libia adesso c'è l'anarchia, che non c'era fino a qualche anno fa, quando c'era il brutto e cattivo dittatore Gheddafi. Qualcuno ha deciso che non ci doveva più essere il brutto e cattivo dittatore Gheddafi, probabilmente qualcuno se ne sta pentendo. Ci sono governi democraticamente eletti, penso alla Nigeria, penso per tante realtà nordafricane, anche centrafricane, che si possono aiutare. Anche come Lega direttamente abbiamo un'associazione che si chiama Umanitaria Padana, che sta collaborando con uomini e soldi per lo sviluppo e la costruzione di professionalità, scuole e ospedali in Africa.
La situazione libica pesa sulla coscienza di qualcuno che ha deciso di fare una guerra senza capire che cosa sarebbe successo dopo. E ricordo che la Lega aveva una posizione contraria anche a quell'intervento. Eusebio, Avanguardia. Prego. Sì, buongiorno, Eusebio va all'Avanguardia a Barcellona. Torno sul tema del referendum. Lei ha detto che ha tifato per la Scozia, tifa per la Catalogna, ha parlato del referendum nella sua regione. Ma non c'è il problema della Costituzione italiana, perché se non mi sbaglio l'articolo 5 dice Italia è una e indivisibile, e questo è il problema della Spagna, certo. Con Catalogna, perché Madrid dice prima cosa si deve cambiare la Costituzione. Allora come sarebbe la situazione qui per fare questo referendum e essere valido? E l'altra domanda più generale su questa uscita dell'euro, lei crede veramente che 60 anni dopo la fine della, quasi 60 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la strada per l'Europa è la fragmentazione politica e anche monetaria, anche con i problemi della moneta unica, non è meglio andare uniti che fragmentare tutto di nuovo? Grazie. 12 anni fa, che era meglio la moneta grande e unica, che sarebbe stato un vantaggio per tutti. Lascio agli europei giudicare se 12 anni di cura della moneta grande e unica siano stati un vantaggio o meno. Io penso che sia il momento del ritorno alle identità, nella pace, nella collaborazione, nell'integrazione, nella tolleranza, nel reciproco rispetto. Però io sono assolutamente contrario allo slogan grande è bello. Abbiamo visto che non sempre grande è bello, sia in economia che in politica, che in finanza. Anzi, io dico che piccolo è bello. Perché dove c'è l'identità c'è anche più forza e c'è più comunità e c'è più solidarietà. Sul referendum è vero, la Costituzione spagnola e italiana impediscono tutto questo, anzi la Costituzione italiana è così democratica che impedisce anche referendum sulle questioni internazionali, sui trattati internazionali. Emendamenti che abbiamo proposto quando si è votata la riforma della Costituzione e che la sinistra si è ben guardata dall'approvare. L'indipendenza ad oggi non è costituzionale, l'autonomia no. Perché in Italia ci sono 5 regioni a statuto speciale. Quindi per grado il Veneto è circondato dal Trentino e dal Friuli, che fanno competizione ovviamente da tutti i punti di vista al Veneto, e penso che una via graduale all'indipendenza possa passare attraverso l'autonomia. Quindi ci sono 2 regioni a statuto speciale di fianco, non si vede perché anche il Veneto o la Lombardia di fianco non possano essere trattate nella stessa maniera. Philippe Ridet, Le Monde, prego. Sì, buongiorno, Philippe Ridet di Le Monde. Avevo capito che la Lega fosse un movimento né di destra né di sinistra, poi lei ha parlato di un futuro viaggio in Russia, ne ha fatto un altro in Corea del Nord recentemente, poi è alleato a Bruxelles con le Front National. Io vorrei sapere se la Lega sta diventando anche ciò che Ilvo Diamanti ha chiamato la Ligue Nationale, quindi un movimento più radicato su tutto il territorio italiano con parole d'ordine meno legate all'indipendenza ma più a un programma di destra e anche di estrema destra. Ma la Corea del Nord è una dittatura comunista, quindi evidentemente dividiamo equamente il nostro tempo. Non è un modello di democrazia sicuramente, ma è la spiegazione di come le sanzioni economiche non funzionino per risolvere i conflitti, perché se non ci fossero sanzioni economiche contro la Corea del Nord probabilmente la democrazia avrebbe fatto passi in avanti anche da quelle parti. Sicuramente non è il mio modello di vita, ci mancherebbe altro. Noi siamo e rimarremo indipendentisti, non cambiamo bandiera, simbolo e ragione sociale ogni quarto d'ora. La scommessa è che l'indipendenza ormai non passa più solo dallo Stato centrale ma soprattutto da Bruxelles, perché l'80% di quello che si vota alla Camera e al Senato arriva da Bruxelles. Quindi la gabbia numero uno è l'Europa, la struttura meno democratica che sia attualmente vigente dalle nostre parti si chiama Unione Europea, che è democratica di facciata perché elegge noi parlamentari europei ma poi decide tutto non in Parlamento europeo ma altrove. Quindi il nemico pubblico numero uno è Bruxelles da questo punto di vista, e quindi l'alleanza con Marine Le Pen e con i fiamminghi e con gli olandesi e con gli austriaci e gli altri che si uniranno è dettata dal fatto di recuperare spazi di democrazia, di autonomia e di autogoverno. E poi io continuo a non ritenermi né di destra né di sinistra. Sicuramente in Italia c'è un vuoto enorme nel cosiddetto centrodestra.
perché basta leggere un giornale per rendersi conto che c'è una parte di centrodestra che governa con Renzi, l'altra che governa sì, un po' no, e quindi sicuramente ci chiamano anche al sud. Ecco, la differenza rispetto a uno o due anni fa è che siamo stati costretti, fra virgolette, lo dico in positivo, a incontrare tantissima gente del centro e del sud Italia, a Roma, a Napoli, a Salerno, in Sicilia, in Sardegna, e dentro il mese di ottobre, magari lo ripresenteremo se volete ospitarci ancora qua alla sede dell'Associazione Stampa Estera, presenteremo un movimento indipendente dalla Lega Nord, ma che si rifà alle idee e ai progetti della Lega Nord, che sarà presente anche politicamente in tutto il centro e il sud. E che penso potrà riscuotere parecchi consensi, perché voglia di autonomia c'è anche al sud, c'è la richiesta di Salento, regione autonoma, ci sono gli indipendentisti siciliani, sardi, ci sono movimenti di identità in Calabria, quindi c'è un fermento molto interessante anche al sud. Vicino alla Lega, ma indipendente non sarò io il capo, per intenderci, ci saranno responsabili locali in Sicilia, in Puglia, in Campania, a Roma, in Sardegna, che si autogestiranno. Ovviamente ci sarà un coordinamento con la Lega, perché alcune battaglie le faremo insieme, poi io a Milano faccio certe battaglie, a Roma ne faranno altre, ecco, però il gemellaggio Milano-Roma con due pessimi sindaci penso che si possa stringere già domani mattina. Petri Burtsov della televisione finlandese, prego. Buongiorno, Petri Burtsov della radio televisione finlandese Yle. Lei diceva che l'Italia debba chiudere la porta ai migranti. Volevo chiedere, secondo lei, che cosa si dovrebbe fare con i migranti già arrivati in Italia, per esempio in Sicilia? Grazie. Allora, innanzitutto ci sono circa 5 milioni di immigrati regolari residenti in Italia che sono i benvenuti, perché si sono integrati, perché lavorano, perché mandano i figli a scuola, perché magari parlano il dialetto meglio di me, quindi il problema non è l'immigrazione regolare. Il problema di questi 150.000 arrivi in un anno è che bisognerebbe dividere subito coloro che scappano dalla guerra dagli immigrati clandestini tu pure. Per questo che noi diciamo che allestire dei centri di accoglienza e raccolta e identificazione sulle sponde del Nord Africa sarebbe meglio, perché non ci sarebbero stati 3.000 morti. Detto questo, noi siamo disponibili a farci carico, fra i 28-29 paesi dell'Unione, di tutti gli effettivi rifugiati politici da suddividere fra tutti i paesi membri dell'Unione. Degli immigrati clandestini no, quindi la risposta alla sua domanda molto precisa è: chi viene riconosciuto come immigrato clandestino viene messo sull'aereo e viene rimpatriato là da dove dice di essere partito, perché molte di queste persone distruggono i documenti per scelta. Ok, lì c'è una domanda di un, penso che sia un collega, sì, per Stampa Siciliana. Roberto Secci, News 24. Il Job Act è il tema del giorno, stamattina l'incontro che lei ha definito un teatrino tra Renzi e i sindacati. C'è anche, come dire, la sua definizione un po' colorita nei confronti della politica del governo. Però domani c'è il voto di fiducia al Senato, c'è un allargamento di fatto della maggioranza, perché anche Forza Italia potrebbe votare a favore. E domani c'è anche un vertice europeo. Lei, da parlamentare europeo, come giudica il primo trimestre dell'Italia alla presidenza dell'Europa, e soprattutto questo vertice di domani, che significato può assumere davanti a un voto di fiducia su un tema così importante? Sul Senato vuoi dire tu, Gianmarco? Gianmarco Centinaio, capogruppo Senato, risponderà sicuramente. Sul Senato noi domani ci presenteremo, se verrà posta la fiducia, perché continuiamo a cercare di capire. Anche adesso mi stavano scrivendo dicendo che alcuni colleghi del Partito Democratico sono pessimisti sulla fiducia, però io continuo a essere dell'idea che andremo nelle prossime 24 ore andremo a parlare di fiducia sul Job Act. La nostra posizione è una posizione molto chiara, l'abbiamo detto sin dall'inizio, sulla fiducia noi non daremo fiducia a questo governo, in particolar modo sul fatto che noi ci troviamo davanti a un Presidente del Consiglio che sta cercando di parlare agli italiani di lavoro e non ha mai lavorato in vita sua. Come possiamo parlare di lavoro con una persona che non sa neanche che cosa vuol dire lavorare? Posso aggiungere che se Forza Italia votasse la fiducia, ovviamente il centrodestra non esisterebbe, perché non sarebbe solo la fiducia sul Jobs Act, ma si riferirebbe a mantenere in vita un governo che dal punto di vista economico ha portato solo a un peggioramento di tutti i dati. Quindi speriamo che nessuno in Forza Italia abbia la malaugurata idea di dare anche un solo voto al governo Renzi, e se così fosse sarebbe un problema politico evidentemente poi dialogare con la Lega Nord. Sul giudizio dei primi tre mesi,
è come il giocatore che entra in campo all'89esimo senza voto. Cos'è successo in questi tre mesi? Cosa si ricorda dell'Italia dei primi tre mesi di presidenza del semestre europeo? Niente, se non l'elezione della Mogherini, che è il ministro del nulla, e quindi senza voto, neanche negativo, non lascia traccia. Ed è un disastro, perché lasciano traccia i francesi dicendo non rispetteremo i vincoli, e il governo Renzi purtroppo passerà senza che nessuno si sia accorto che sia passato. Matteo Renzi, peraltro, l'ho invitato spesso qui, ancora non è venuto, quindi forse... Che strano, perché va sempre... ...la comunicazione con la stampa estera, prego. E però qua fate delle domande, quindi alle domande bisogna dare delle risposte. Sono Lambrinopoulos, Radio Greca Antena. Volevo domandarla, lei ha accreditato come dai sondaggi il capo della centrodestra, dai sondaggi diciamo dei giornali, come farà ad applicare la politica della centrodestra con la politica della Lega? Sulle proposte, ripeto, noi offriamo la flat tax, potrebbe essere una battaglia liberale alternativa alle proposte economiche della sinistra, che penso debba essere un patrimonio comune di tutti i liberali, da Forza Italia all'NCD, a Fratelli d'Italia e a quanti altri. Piuttosto che l'abolizione degli studi di settore, piuttosto che la difesa del Made in Italy. Sempre settimana scorsa mi hanno detto, a proposito dell'Europa, che il falso Made in Italy ogni anno ci costa 60 miliardi di euro di fatturato in meno, il falso olio, il falso vino, il falso parmigiano reggiano. E l'Europa da anni si ostina a non volere il Made in obbligatorio, l'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti, perché conviene evidentemente agli importatori, alle multinazionali che vanno in Cina e importano in Europa. Questa è una battaglia che un centrodestra che difende l'economia locale dovrebbe fare, ad esempio. Quindi su queste battaglie, come la difesa di un certo tipo di famiglia, non dico tradizionale, io sono per la libertà di scelta di tutti di vivere la sua vita privata come ciascuno vuole, non deve essere lo Stato a entrare in camera da letto o in cucina. Due punti fermi, ovvero sia che il matrimonio prevede la presenza di un uomo e una donna e un bambino adottato prevede la presenza di una mamma e di un papà. Su questo, secondo me, un centrodestra non dovrebbe transigere, mentre vedo che ognuno va un po' per suo conto. Le autonomie, ma in Europa i movimenti autonomisti sono, anzi indipendentisti, spesso e volentieri sono di sinistra. E noi purtroppo abbiamo la sinistra più centralista d'Europa, perché se avessimo la sinistra catalana piuttosto che la sinistra scozzese, la sinistra basca, o la sinistra bretone, saremmo messi meglio. Purtroppo abbiamo il cazzaro e quindi ce la teniamo. Prego, c'è il microfono qua, se si vuole presentare. Tre domande flash. Lei, mi scusi? Piero, direttore di Intelligo News, agenzia parlamentare. Intelligo News. Dal dialogo alla concertazione e invitati a corte, possiamo dire che da oggi finisce l'era del sindacato, i sindacati sono morti o si sono totalmente svuotati? Poi Ciocchi oggi ci ha appena detto, l'onorevole Ciocchi ci ha appena detto che la coalizione sta fallendo come intervento armato, bombardamenti per fermare l'ISIS, e ha detto la Turchia è ambigua e i musulmani sono pronti a schierarsi contro l'ISIS. Però la domanda: se ci fosse una guerra tra Italia e un paese islamico, cosa fareste? Voi italiani o italianizzati di regione islamica, date una risposta ambigua, cioè non date una risposta molto, molto forte. Infine, rischio Ebola. Proprio di oggi c'è un sospetto a Perugia. E il problema Ebola richiama il rapporto fra immigrazione e sicurezza. E non per fare allarmismo, ma io credo ci sia troppo cloroformio. Cosa pensa lei? Dei sindacati c'è bisogno, ma i sindacati italiani si sono messi fuori gioco da soli, non per Renzi, perché hanno smesso di rappresentare i lavoratori da tempo, perché quando è stata approvata una legge infame come la legge Fornero nessuno li ha visti sentire o fare qualcosa, quindi si sono messi fuori gioco da soli. Ciauchi è quel simpatico parlamentare che ha chiesto il menù islamico alla Camera e l'imam di Montecitorio insieme al cappellano, quindi non ho altro da aggiungere, quindi va bene, è pittoresco. L'allarme Ebola invece è qualcosa di assolutamente preoccupante. Sicuramente tubercolosi e scabbia sono ritornati in abbondanza stando ai numeri nei nostri ospedali. Io ho visto i dati degli ospedali di Milano e di Monza che hanno un più 40 e un più 50%.
e questo è un problema assolutamente serio. Sul problema Ebola ci sono dei ministeri appositi, io so che il governo britannico ha fatto una riunione d'urgenza del gabinetto multiministeriale per esaminare eventuali problemi, in Italia sono tutti tranquilli, dicono che non c'è nessun problema, vogliamo provare a fidarci, sicuramente 150.000 sbarchi di persone che arrivano da una sanità evidentemente non all'altezza di quello a cui siamo abituati e ci espone a rischi di ogni tipo. È vero che i rifugiati non si può imporre il prelievo del sangue? Perché in quanto rifugiati? Non ne ho la più pallida idea, da donatore di sangue non lo so. So per certo che quando mi dicono che i controlli ci sono, sono bugie, perché io sono stato personalmente ad assistere a uno sbarco di 1500 persone nello stesso pomeriggio che erano controllate, fra virgolette, da due medici. Quindi non so quanto possa essere approfondita una visita medica operata da due persone che se ne vedono passare davanti 1500. Probabilmente li guardano in faccia, non so cos'altro di meglio possano fare, poveretti. C'è una domanda di Popovti di Gazprom. Prego, se Paolo può raggiungere. Grazie. Andrei Popov, Tribuna Russia. Un breve commento sull'attuale situazione in Ucraina e come secondo lei vanno riparate le relazioni tra Occidente e Russia? Grazie. Col dialogo e con la diplomazia, non certo con le sanzioni economiche, con lo schieramento di truppe o con minacce più o meno velate. La gente deve essere lasciata libera di scegliere e nel 2014 fra persone civili ci si mette al tavolo, non si gioca alla guerra, anche perché giocare alla guerra con la Russia mi sembra inutile e pericoloso. Giusto. Prego. Salve, Giada Zampano del Wall Street Journal. Si comincia a parlare di possibili elezioni il prossimo anno, anche se non è una prospettiva breve. Voi vi state quindi configurando come un partito autonomista, indipendentista di centrodestra. Quali sarebbero le vostre alleanze in caso di eventuali elezioni? Se si votasse domani mattina la Lega andrebbe da sola, perché in questo momento non c'è un programma comune. Se si vota fra 6-8 mesi bisogna vedere che cosa succede in casa di Forza Italia, giusto per fare i nomi e cognomi, e se nascono altri soggetti che sono affini noi sulle battaglie economiche, sulle battaglie sociali, sulle battaglie sui diritti civili, sulle battaglie per l'immigrazione, sulle battaglie per la giustizia, per la scuola. Ad oggi, purtroppo o per fortuna, essendo in salute, andremo orgogliosamente e coerentemente da soli. Fra qualche mese chi vivrà vedrà.